Per tutti gli amici di Rivera Sport, un buon pomeriggio da Riccardo Abrosio e soprattutto da due ex saremesi come Luigi Castaldo e Marco Manis. Ciao Luigi. Ciao Riccardo. Ciao Ciao Riccardo, ciao a tutti. Marco. Allora, vi ho qui con me. Innanzitutto vi ringrazio di essere miei ospiti. Cominciamo dal tema coronavirus, che è un tema molto importante. Qual è il vostro commento? Cominciamo da Marco. È una situazione molto molto particolare, molto seria. Probabilmente tutti un pochino inizialmente abbiamo sottovalutato il problema, però ci siamo resi conto che le cose erano veramente serie, che bisognava un attimino fermarsi tutti, ragionare su quello che c'era da fare. E niente, siamo qua, siamo in casa e aspettiamo che la situazione si In risolva il Toscana e meglio. Sardegna. Io sono ancora in Toscana, purtroppo. Ricordiamo che Marco Manez gioca nel Badesse, prima in classifica in Eccellenza Toscana. Gigi, come stai vivendo questa situazione? Tu sei in Liguria, immagino. Sì, sono a Sanremo con la mia famiglia. E come la sto vivendo? Come tanti milioni di italiani. Mi allineo alle parole di Marco, è una situazione molto particolare. Sono sincero, guardare il telegiornale la sera e sentire quello che sta succedendo è veramente drammatica come cosa. Hai anche postato la tua foto con la mascherina, una cosa molto importante, questo nuovo messaggio per i più giovani, Gigi. No, sì, certo, assolutamente. Dobbiamo assolutamente rispettare le regole. E quando usciamo, in quell'occasione ero uscito per fare la spesa con guanti e mascherine. E così, in questo momento dobbiamo attendere e sperare che questo virus possiamo cercarlo di combattere. Ecco, come ho fatto con i vostri colleghi, drammatizziamo un po', parliamo di calcio, no? Vi fa strano non giocare insieme dopo qualche anno? Comincia Gigi o Marco, vedete voi. Comincio io, eh sì, certo. Ho giocato 2 anni con Marco, ho avuto l'onore di giocare con lui. Avere Marco Anis alle spalle è tanta roba. È un giocatore, oltre ad essere una persona eccezionale, un giocatore fantastico. Lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo. Ecco Marco, te hai incontrato Gigi Adarma e la prima stagione, poi insieme vi siete ritrovati a Sanremo. Che giocatore è Castaldo? Beh, un difensore che penso vorrebbero tutti, anche Gigi, perché ha delle qualità fisiche importanti, è uno che fa gol, quindi è un uomo in più. E poi è sicuramente un compagno di squadra eccezionale, una persona con dei valori e questa è una cosa fondamentale all'interno di uno spogliatoio di una squadra. Ecco Marco, non sei rimasto a Sanremo, no? Ci sono state le scelte, il portiere, il ruolo del portiere in Serie D è un po' particolare, no? Se si è over si rischia di finire spesso in panchina. Come hai preso questa decisione? No, ma la decisione è stata un pochino di entrambi. Io avevo bisogno un attimo di cambiare aria, la società puntava su un portiere giovane, quindi ci si è trovati, diciamo, di comune accordo. Quindi è andata bene così. Ok, io passo a Gigi. Gigi è passato al Vado, sempre in Serie D, una scelta un po' così, no? Un po' spiazzato un po' tutti. Ecco, Gigi, come valuti questa tua scelta? Adesso se sei soddisfatto al Vado, immagino di sì. Ma è un'esperienza completamente diversa da Sanremo, anche se siamo nello stesso girone, nella stessa categoria, perché comunque ho affrontato questa stagione con altri obiettivi. E come la valuto? Tutto quello che si fa nel calcio, bisogna prendere sempre le cose positive. Sono stato anche nominato capitano di una squadra del Vado Calcio e ho cercato di dare il massimo fino al momento che i campionati sono fermati. Sono anche soddisfatto di aver fatto 3 gol. Siamo in piena lotta della salvezza, siamo a 3 punti dalla salvezza diretta, quindi penso che siamo in linea con i programmi societari. Cioè, c'è un allenatore come Nicolò Aspri, no? Sanremo, che voi conoscete molto bene.
Quanto sta mancando, secondo voi, Manis e Castaldo alla Sanremese? Sarebbe una situazione diversa con Manis e Castaldo? Nulla da togliere a quelli che ci sono oggi, ovviamente. No, io non penso, non penso. A Ascoli, livello di secondo me, esperienza, Marco, io ti parlo a livello di esperienza. sì, ma alla fine penso che la Sanremese abbia costruito una rosa all'altezza. Il mister, tra l'altro, io con Ascoli ho un rapporto ottimo, quindi ci siamo sentiti anche altre volte, anche da poco, a dire la verità. Quindi penso che lui sia un allenatore, sì, giovane, ma molto preparato. Non penso che Manis manchi alla Sanremese, assolutamente. Penso che siano state fatte delle scelte e che non si aspettassero dal portiere che hanno preso quello che magari potevo dare io, perché è logico che giocare con un portiere over è diverso rispetto a giocare con un portiere under, anche se comunque il portiere della Sanremese ha anche dei campionati di Serie D importanti alle spalle, quindi voglio dire, non Ecco, hanno preso sicuramente il primo che capitava, insomma. parlando di Castaldo, no? Parlo da te, Gigi. Ci Sì. poteva essere uno spiraglio che tu rimanessi a Sanremo quest'anno? Ma io penso che la società ha valutato bene questa cosa, anche perché il Castaldo calciatore, Castaldo persona, la proprietà la conosce benissimo. Sono stato 3 anni con loro, ho avuto l'onore di indossare sia la maglia dell'Argentina che 2 anni la maglia sanremese. Ho avuto l'onore di far parte e ringrazio pubblicamente sia la famiglia De Gratta e la famiglia Miani per avermi dato l'opportunità di esprimermi nelle loro società. Quindi penso che loro hanno valutato bene la mia riconferma o no, e si sono giunti a questa scelta. Ci sono stati dei motivi che io ho accettato tranquillamente, anche perché con loro continuo ad avere ottimi rapporti, così come ce l'ho con il mister Ascoli. Anzi, quando ci siamo affrontati, è normale, è stata una sensazione bella, perché so di aver lasciato buoni ricordi e so comunque di aver affrontato una società amica, tra virgolette. Ecco, l'anno scorso siete d'accordo quando vi dico se non c'era Lecco la Sanremese sarebbe stata in Serie C. Bello, dice la classifica, quindi penso di sì, penso di sì. Lo dice anche Mister Lupo, che abbiamo sentito Beh, pochi giorni fa che saluta. fa bene a dirlo. Penso che l'anno scorso si sia fatto un campionato incredibile. E niente, Marco, il rammarico è quella avete fatto. partita, è la partita di andata, secondo te? Perché eravate comunque attaccati, no? Poi 0-0 col Bra, Molino sbaglia il rigore, salutiamo anche Molino, tuo grande amico, ovviamente, sbaglia quel rigore e lì si è inceppato un po' tutto, no? Quel rigore sbagliato col Bra. Ma no, alla fine il campionato è stato deciso un po' da episodi e noi avevamo un passo incredibile, così come il Lecco. Ma non c'è stato un episodio, diciamo, un punto particolare. La partita, loro sicuramente avevano una rosa molto più lunga ed erano partiti con l'intenzione di stravincere il campionato. Punto è quello, noi abbiamo cercato di tirare finché abbiamo potuto, poi l'hanno dimostrato anche i playoff, siamo arrivati a fine anno, diciamo, un po' cotti, Un po' cotti. però eravamo meno, e quindi va bene così. È stato comunque un anno, secondo me, incredibile sotto tutti i punti di vista. Ecco Gigi, secondo me tu sei un po' più arrabbiato, tra virgolette, per 2 anni prima, no? Quando perdesti il campionato proprio per un pelo. Quanto è pesato quel tuo gol annullato la seconda giornata dal Bissò? Te lo ripeto sempre in tutte le interviste, perché comunque è un gol che ha pesato quei 2 punti decisivi, eh? Eh sì, col segno di poi, come ti ho risposto anche l'ultima volta, è basso un campionato. Sì, c'è il rammarico, non so neanche come definirla come sensazione, perché comunque
Finché poi non è finito il campionato, ossia l'ultima partita che è stata col Livorno, che abbiamo vinto 3-0 al fischio finale, lì ti rendi conto davvero che avevamo lì alla portata nostra un sogno che per varie ragioni non abbiamo potuto realizzarlo. Sono comunque soddisfatto e orgoglioso di aver fatto parte di una rosa importante, di aver fatto un campionato così come lo scorso anno. Di livello, stare nelle prime posizioni di classifica in Serie D è qualcosa di bello, emozionante, stressante, ma allo stesso tempo ti rende orgoglioso. Ecco, lo sai che Marco è allenato da Maneschi, allenatore che era al Ponsacco quell'anno? Te la Sì, ricordi lo so. Sanremese Ponsacco? Sì, certo, Stadio sì. pieno, no? Bello, bella Bellissimo cornice di ambiente. pubblico. I tifosi della Sanremese su questo non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e penso che nel girone, in tutti i gironi del nord siano ai primi posti a livello di coreografie. E sì, è stata una partita tirata, purtroppo per noi non l'abbiamo portata a casa, però è stata una partita importante e molto emozionante. Ecco, facciamoci una risata. Io sono legato a voi due anche per il rapporto professionale che abbiamo avuto quando siete stati sia a Sanremo che ad Arma, di cui vi ringrazio. Vediamo un attimo, un aneddoto prima di Manis e poi di Castaldo e poi una cosa che non vi siete mai detti, che avete l'occasione di dire. Anche brutta, eh? No, Marco, inizia tu. Ecco, io ho un aneddoto. Diciamo che torna alla riguardo Sanremese. spesso, Clamoroso. no, io riguardo spesso l'abbraccio mio e di Gigi con una fotografia, naturalmente, dell'anno scorso dopo il suo gol contro la Fezzanese, se non sbaglio. Sì. Quella foto secondo me è molto, molto significativa, la guardo con piacere perché si vede proprio che è un abbraccio, cioè, che va oltre, con uno spirito che va oltre quello del calcio, insomma. E poi se Gigi, mi te volevi un aneddoto su Marco. Comunque avete condiviso uno spogliatoio almeno per 3 anni, no? Se non sbaglio. Di tempo. devo dire una cosa, Gigi, posso dirgli che. Cioè, anch'io avrei potuto fare il modello, però solo lui l'ha fatto anche più alto. Questo lì. Io confronto voi due sono umiliato, quindi vedi, mi ritengo indietro. Stavo pensando alla stessa cosa anch'io, Marco, cioè alla foto dell'anno scorso dell'abbraccio dopo i gol, la guardo spesso anch'io e sì, è stato un bel momento, dai, un abbraccio tra amici, oltre che colleghi, e ripeto, lo ripeterò per sempre, ho avuto la fortuna di giocare e conoscere Marco. Ho la stima di lui incredibile. Aneddoto poi su altro, cioè, cosa devo dire, Marco? In questo momento tagliati i capelli che sono enormi, Sono sono troppo chiusi i lunghi. barbieri, il parrucchiere, tutto chiuso. Ecco, ragazzi, per concludere, no, intanto vi ringrazio di essere stati miei ospiti in questo angolo, un po' per stigmatizzare questa situazione, no? Siamo tutti in quarantena. Secondo voi il calcio dilettantistico da dove deve partire? Da dove deve ripartire? Marco. Beh, secondo me deve ripartire. Dalle basi, deve essere rifondato completamente. Io vivo di calcio e ad oggi non sono tutelato per quanto riguarda gli stipendi, non sono tutelato di niente. Io sono dilettante, ma faccio una vita da professionista con gli stessi impegni, fuori di casa, lontano dalla famiglia. Quindi penso che il calcio dilettantistico debba guardare anche e soprattutto queste cose qui. Non si può chiedere a un dilettante di fare il professionista senza avere le stesse identiche tutele, che hanno i professionisti. Gigi, come la vedi? Da dove si riparte? Quando si riparte? Se si riparte? Quando e se purtroppo dobbiamo aspettare l'andamento del virus, non dipende da noi. E questo non vale solo per la nostra categoria, ma dalla A fino a scendere. Per quanto riguarda le altre cose, Marco ha ragione. Io vivo di calcio anch'io,
sono una squadra dilettantistica, ma mi comporto come un professionista, ci alleniamo come professionisti, però a livello contrattuale noi calciatori dilettanti non siamo assolutamente tutelati. E quindi spero che questa cosa faccia riflettere ai piani alti della Lega e, tra virgolette, approfittarne di questo periodo di pausa per cercare di rifondare la Lega Nazionale Dilettanti, cercare di creare un fondo come ce l'hanno i professionisti, che qualora le società oppure ecco, una causa eccezionale come questa, i calciatori sono tutelati da un fondo di solidarietà dove possono prendere, se non tutto, in parte possono recuperare il rimborso spese, che a me fa ridere perché noi siamo, il nostro contratto è considerato un rimborso spese, ma è a tutti gli effetti come un contratto, dovrebbe essere a tutti gli effetti come un contratto professionistico. Quindi spero che facciano qualcosa approfittando di questa pausa che per causa di forze è successa. Ecco, prima di concludere, facciamo un passo indietro. Arma di Taggia, no? L'Argentina si chiama Atletico Argentina adesso, in seconda categoria. Cosa vogliamo a questa società? Comunque è una società che comunque vi ha dato tanto, no, ragazzi? Comincia Marco. Gli auguro di ritornare subito nel calcio che conta, perché ad Argentina ho fatto 2 anni e sono stati veramente 2 anni molto molto belli. Tra l'altro penso che il primo anno abbiamo fatto il record di punti, abbiamo fatto i playoff, quindi è stato un anno fantastico. E niente, gli auguro di tornare nel calcio che conta, così come si augura alla Sanremese di arrivare tra i professionisti e al Badesse di vincere il campionato. Certo, logicamente. Gigi, cosa ti ha dato Arma? A me personalmente è stata la squadra più importante della mia carriera, perché grazie all'Argentina mi è cambiata la vita. Ho conosciuto la mia compagna Francesca e da lì ho avuto una bambina. E cosa dire, per me Arma sta nel mio cuore e auguro di tornare all'Argentina, di tornare in categorie che conta. Chiudiamo, ragazzi, con un messaggio, no? Un messaggio importante per i più giovani. Voi siete in casa, magari i più giovani escono. Quindi, Gigi, magari facciamo un messaggio, dai, importante in questo momento. In questo momento il messaggio è quello che trasmettono le TV, quello che ci dicono tutti, di restare a casa, rispettare le regole, di pensare che siamo fortunati, perché c'è gente, ci sono persone che purtroppo questo virus manda via dei propri cari, non hanno neanche la possibilità di salutarli. Quindi restiamo a casa tutti insieme e rispettiamo le regole. Marco, chiudiamo con te un messaggio, ovviamente ai più giovani soprattutto. Sì, rimanere a casa per far sì che tutto riprenda e rinizi come prima. Quindi più rispettiamo le regole, meglio le rispettiamo, meno stiamo in casa. Quindi cerchiamo di rispettare le regole, di stare in casa e di avere pazienza per uscire fuori nel migliore dei modi da questa situazione. Io vi ringrazio di essere stati qua con me, saluto Gigi Castaldo, che forse è caduta la linea, è caduto? Ecco. Adesso torna, è la bello anche della registrazione. Ciao Gigi, grazie, in ciao, bocca al lupo al tuo vado. Grazie, ciao Marco. Ciao, saluto anche a Marco Manis dalla Toscana. Ciao Riccardo, grazie. Ciao Marco, grazie. Ciao.